appris ma direzione è quella d'adattare in corso, di tradurre in corso i manuali francesi di Ciacardi, perché in Ubislingu si deve trattare di nuovo di un programma francese in lingua corsa. Per Ubislingu si capisce proprio che ci vuole di nuovo a trattare di ciò che gli è sputi corsa. Dunque, per un detto, bisogna mostrare in storia ciò che noi siamo tracciati da pronta, che è da esce da guia a poco. Si tratta dunque di un manuale. Sono documenti per studiare la storia di Agurzega. Dunque, qui abbiamo stanno usando, non si tratta mica solo di una traduzione. Adesso una versione in francese e adesso di nuovo una versione in corso. Lo stato della lingua corsa è, dice Radio, una lingua che fa parte di un gruppo di tutte queste lingue nel mondo che sono dette in pericolo. Dopo 30 anni c'è un'esperienza che si è messa in ballo. Si può dire che il corso ha a sua disposizione tutte le competenze che ci vuole per essere insegnato. Ma non basta mica, penso, di costruire competenze che fermano per avere passive e che non hanno mica possibilità di realizzarsi fuori di scuola. Dunque, pare che la volontà politica, con la creazione di un consiglio della lingua, sia primoroso il campo politico di fare qualcosa per la lingua. È vero che ci sono stati progressi a petta ciò che si passava nei pochi anni fa. C'è stata una presa di coscienza, ci sono stati un livello pochi di mezzi, da fare materiali pedagogici, chi balla anche, chi ha un certo vigore. Ma tutti questi progressi non bastano mica per rimpatare la perdita della dopo naturale di una lingua. C'è comunque un problema che è cagionato dallo statuto della lingua, lo statuto di disciplina mica obbligatoria. A scuola un po' mica va tutto, che è verità, ma pure va ancora di più. Ciò che è un impeto maggiore oggi è che, a parte si quasi dell'età di 13 o 14 anni, c'è quasi 60% o 70% degli scolari che non facciano più corso. Se volete, c'è una volontà, c'è una domanda della società, domanda sai a scuola, ma i genitori, i parenti di Citelli non si rendono mica forse conto che non basta mica a studiare una lingua 2 o 3 anni per impararla. Ma ci vuole sapere che c'è un impeto a livello di Costituzione, quindi un impeto politico, non c'è mica possibilità oggi che oggi di un insegnare in corso. Pur se non è capace di scuole materne. Il sistema ideale, come fa chi non bramemo, sarebbe di, a livello di scuole tiughe, di scuole materne, di una dupra caugurcio. E dopo integrare poco a poco il francese per giungere a un vero bislinguismo. Papaya lunsa parla piano, piano, piano. Nous accueillons 45 enfants de 3 mois à 4 ans. Et depuis le mois de septembre, nous avons intégré la langue corse au sein de notre programme pédagogique auprès du tout petit. Et à l'aide du médiateur de la langue corse et de la moitié du personnel qui est actuellement corsophone, on commence à proposer des activités en langue corse aux enfants. Les professionnels qui ne sont pas corsophones se sont mobilisés pour apprendre la langue et pouvoir offrir à l'enfant un véritable bain linguistique. On exploite les richesses culturelles corses au sein de notre projet d'éveil sensoriel auprès du tout petit. Hello! Au caté de Montagnin! Raphaël, caté de Montagnin! Brava! Ah ouais, et quand tu joues? Yé! Brava! Qu'est-ce que tu fais? Allô! Oh, regarde ça! Voilà! La ville d'Ajaccio fait des efforts pour la langue corse, mais il manque des moyens, c'est-à-dire des corsophones. À la crèche, le bain linguistique devrait être total, pas seulement pour les jeux et les chansons.
On voit ici que malgré le dévouement évident des monitrices, la langue de communication entre elles et avec les enfants est rarement le corse. Le bain linguistique total, le système dit d'immersion, existe. Et là où il est pratiqué, ça marche. Io penso che l'Ita, con i poteri centrali, impedisce di andare più lontano, perché il potere centrale ha sempre organizzato una politica linguistica che sguassesse le lingue durante la branche. Oggi non c'è mica politica linguistica di lingua. Allora ci sono misurette che sono state pigliate, che sono buone, andiamo in un senso che è la teoria, ma allo stesso tempo non si può mica dire che tutto è fatto. C'è a Lingos 35% contento con queste lingue, che hanno un insegnamento di 3 ore, dunque ci vuole andare un poco più lontano. Un po' cacciannonda un si delu di civis lingua, ma li può portare assai, li può dare assai competenze, non solo per il plurilinguismo. Si sa che un corso impara facile facile, italiano, spagnolo, portoghese, eccetera. È una maniera di pensare, una lingua è una maniera di pensare. E poi di noi dà l'abitudine di avere due visioni di un mondo, e quello che accetta due visioni di un mondo ne può accettare 3, 4, 50. Si sa che la legge francese ha un limite perché dice che la sola lingua ufficiale della Repubblica è il francese. Tutto è stato fatto perché la lingua andasse a sparire. Dunque, questo è una mancanza politica, a principio. Dallo statuto particolare del 91, tocca all'Assemblea di Corsica a fare un piano di sviluppo di un insegnamento di corso. È certo che non abbiamo mica l'arnesi giuridica di tutte le regioni d'Europa che possono avere una lingua ufficiale. C'è assai a fare, penso che c'è la piena coscienza della necessità di lavorare in tutti i domini e mica solo in insegnamento, perché forse che i 20 anni passati si è pensato a un insegnamento e mica all'altro domini. Mi pare di premura ogni esperienza che permetta ai cittadini di impiegare la lingua in un modo fuori di scuola. Abbiamo creato un comitato scientifico da aiutarci a riflettere a questo punto e a trovare una maniera di organizzare il lavoro in una lingua. Non siamo mica sicuri che ci volesse un'accademia di un corso, ma certo che ci volerebbe organi di riflessione e di consiglio per tutti quelli che hanno da imparare la lingua, i media, le collettività, gli organismi professionali e tutto. Partout en France, la météo sur France 3. Dei temperaturi domani mattina 6 gradi in Corti, 10 gradi in Ajaccio, 9 gradi in Bastia, 13 in l'isola in Calvi, 12 in Alistru, 12 in Bonivazio. Je vis à Ajaccio depuis 19 ans exactement. Je travaille à France 3 Corse depuis 8 ans maintenant. Je parlais le corse un petit peu, on va dire, comme tout le monde, ce que j'ai appris en y vivant. Mais par la suite, j'ai pris des cours pour pouvoir faire le bulletin en langue corse. Et depuis 4 ans maintenant, on fait systématiquement 2 bulletins de météo en langue corse. Salute a tutti, mi face piacere di ritrovarvi. Belle schiarite sono previste domani mattina non tau litorale. Invece avremo una piccola perturbazione domani dopo mezz'ora. Quand je suis arrivée à Paris, à 20 ans, je parlais pas un mot de français, donc j'ai appris le français. Quand je suis arrivée en Corse, j'ai appris le corse. C'est la moindre des choses. Et tu parles combien de langues? 5. Lesquelles? On y va. Oui, croate, qui est ma langue maternelle, puisque je suis croate. Ensuite, en deuxième langue, j'ai le russe, l'anglais, l'italien, le corse.
Quand on parle deux ou trois langues, c'est beaucoup plus facile d'apprendre une quatrième ou cinquième. En ce qui concerne le corse, moi ce qui m'a surtout aidé, c'était le croate, pas le français. Je ne faisais pas le pont par le français. Les traductions, lorsque je les fais du croate en corse, parce qu'il y a beaucoup plus de similitudes. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile. Et même les mots qui se ressemblent. Pour pouvoir faire le split avec... Là, il pourrait y avoir quelque chose, puisqu'il est en bonheur. Nous produisons en interne une émission qui s'appelle Diète et qui consiste à fabriquer des documentaires de 52 minutes pensés en langue corse. Hein, l'équipe qui travaille dessus est une équipe qui pense ces documentaires en langue corse. Et on ne se limite pas sur les sujets. L'émission di Dianti si chiama Dianti perché Dianti è un rispetto della diversità della città corsa. La città corsa è fatta di corsi che sono paesani, che sono cittadini, è costituita di nuovo di corsi che sono scarati da fuori, da Dianti che sono immigrati in corsa. Di poco a poco facciano parte del popolo corso. Dunque c'è un po' questa idea di questa diversità, di questa varietà che faccia l'identità da Corsica, che non è mica un'identità fissa, fissata in un marmaro. Bon, par contre, c'était plus joli. Dunque è un'emissione che è conosciuta come un'emissione in lingua corsa e che dopo è diventata un'emissione bislingua, perché non c'è mica di che una lingua deve superare l'altra. Siamo avvezzi in Corsica a vedere che la lingua francese supraneggia la lingua corsa. Dunque, piuttosto, questa missione cerca adesso un rispetto di ciò che è la realtà linguistica in Corsica. Noi abbiamo cercato di mostrare, di palesare che la lingua corsa può di tutto, poiché può essere una lingua di un patrimonio, ma di nuovo una lingua della modernità. À côté de la chambre de commerce d'Ayachu, on peut trouver des informations bilingues en français et en anglais. Et pourquoi pas en corse? Pourquoi Chambre de commerce n'est pas écrit en corse? Pourquoi il y a si peu de signalétique bilingue? La signalétique bilingue, peu onéreuse, a plusieurs avantages. Pour celui qui essaie d'apprendre le corse, cela peut enrichir son vocabulaire. Pour le touriste, cela ajoute le petit touche d'exotisme qu'il recherche. Tiens, je peux communiquer en français ici, mais je ne suis pas tout à fait en France. Chi fa, chi ci si può fare? En regardant ces noms de rues dans la vieille ville, on a l'impression qu'il ne s'agit pas d'une signalétique bilingue, mais plutôt du signe d'une langue en train de mourir. Et que dans 50 ans, les touristes diront « Tiens, ici il y avait une langue corse ». Ci spichemmo di l'antichi, i cacciemmo di paese. Amos aberradivez a di a lingua gors e stada bog, la sugiu di legeani gorsi, un amica busu du mantane, e manifestazione breviste in Bastille e in Ayachu odie. In Ayachu... So pochi, la gente che vi parla, non è mica pessimista, ma non è l'affare di ogni giorno. Se è così a vita, e ciò a dire, non c'è mica da paura, ciò a dire, l'affare come di so. E la gente scrive, è vero, ma scrive, tutto ognuno scrive, so parecchio scrive, ma può darsi ciò avere di nuovo qui di chi legge e mi pare che so pochi, ma qui sappiamo tutti, non è mica un scoop, Puoi dimostrare che la gioventù corsa si può impegnare in nostra cultura senza avere una parte politica. In ogni scolare il corso c'è, ma c'è la paura di un sbaglio, soprattutto, e dunque è un nemico. Si deve fare un sforzo, quantunque, di parlare tra noi o con l'anziano. Se la gioventù comincia a dire oh, non c'è più nulla da fare, era meglio prima e tutto, cada esse, tocca a noi a provare di cambiare l'affare. Eh? Ça passe par des efforts, ça c'est clair. Que ça soit de parler aux enfants, l'école par exemple, mais aussi dans les administrations, etc. C'est un effort collectif, c'est pas que personnel. Oggi che oggi,
Penso che ci sono tutti gli studi per fare qualcosa di bene, come per esempio il teatro, i spettacoli, a fare simule. E c'è un ambito che può permettere a una lingua di riappatronirsi di usare logo e di azodare. Allora penso che siamo ben barri. Tutto ognuno dice che si canta di più in più, si vede più di giovani che cantano corso. Ah, io cantano bene, sicuro, cantano bene. Ma io quindi che cantano, sono mica, per me non sono mica quelli che parlano. E qui c'è una sfarenza assai importante su fatto qui. Venite appena qui, vi poniamo qualche questione. Yeah, no? Io dico sempre la bestialità, allora ci ho fatto in zona. Vabbè, fate pure. Che volete sapere? In paese si parla sempre? Sì. Yeah. Di qual è che parla? I giovani, cioè. Noi, sì, sono un po' di giovani, un paese con tutto il mondo, parli. Ah, non c'è, uffa, va bene. E c'è poche che siamo, perché avanti il paese non c'è più niente. Io passo le giornate. Ah, siamo caduti per lui. Non ci prendiamo. E se non ci verrò mica ero senza parlare. Tre volte all'anno mi eravamo a Parigi. Cioè, mi facevo qua, manco vengo un po' qui. E se no... Perché... Siete vicino al paese? No, siete no. È così la vita, così. Era un paese, l'Opinio. In 14-18 ce ne sono stati 44 che sono morti a fronte, giovani. Ma non c'è più che 44 abitanti, allora. Ciò che c'è di cattivo, i nostri uomini politici, quel che sono le bocche, non dicono mica che la corsa che muore, l'interiore muore, non c'è quel litorale che conta. Se vuoi, Allora, se ci saranno tutto serrato, poste, scuole, così, quando niente. E parlate più corso o francese una giornata? Ah, no, anche noi parliamo più corso che in francese. Mica chiedo parlo inglese. Ciao, bene, se quest'anno te. Siamo accanto un altro. No, ma aspetta, ciao, bene, se quest'anno che bene, piove, piove come quest'anno. Tanto sì, ma a volte per me camusane. In questo momento provo a fare una specie di mitologia della lingua corsa, ben a dire, in le figure, in le metafore, in i limiti, carica la lingua senza sapere. Sì. Non ci può mica accontentare di mentuare a capre o sumere e mamma quattinella che andava all'acqua. C'è altre cose da dire, oggi, con altre forme. Fatta. Con birsure, non parlo mica di parole, non parlo mica solo di parole. Birsure di pensamento, che sono quelle antiche, uno non sarebbe mica andato a scuola. E contenuti di pensamento, che sono quelli d'uno, d'occhio, a parte un mondo, a parte le primure di un mondo. Noi diciamo l'accademia è un popolo, l'accademia è ciò che si dice, ma allora tutto ciò che si dice, no, mica tutto ciò che si dice. Ciò che si dice è chi va in l'uverso di l'originalità e della sputichezza della lingua. Par chi sa lingua, sculturata in le centinaia di anni, avia a sua maniera sputica soia. Sì, a lingua che noi arrupremo, ad avere a maniera d'un altro, arrupremo a lingua dell'altro, che è la nostra di noi, ha passato 250 anni che noi siamo francesi. Ma se noi abbiamo proprio corso, non è mica un affare affettivo, non è manco stampa, un affare affettivo. E di lì, a volemo, tiene, perché ha qualcosa d'altro. E il mondo, ogni lingua ha la sua sputichezza. Thank you.
au Straunet, qui longa au Davignan, et viage à viage, à Mezaskov, Mout, Vagiros et Herbabaron. Mia Baez, è bello mio paese, quei montagne all'intorno, e gase insieme a pese, a Ieja, Uvragno, Uvorno, strette, lodie, terrazzoli, teti facciati di dedie, a piazza con tre tioli, rigordi di dante vetri. Chi si sente una parola? Triangolo. Tre. Si sente tre. Donc, Bolei, che dici so? Tre. Casca, tombe, si va ma parola. Casca, d'air. Hemos visto durante la scuola che il gorso aiutava assai per il francese, o anche per le altre lingue formate a Manta o Ladino. Hemos visto l'esempio di cascade, cascadeur, formato dans ta parola casca, qui voulait tomber une course, mais aiuta ino per la scrittura di la lingua francese. Per esempio, tutte le parole qui si sentent O, A, U, scritto in francese con A e un U, si dicono in corso al. Per esempio, sauter, salta. Donc, si ça subito che O di sauter si scrive A, U. Perché che in corso si fa A, L. E così per parecchie parole formate non ta una rai galadina. Le parole 12, on le dice non onda, e di deli, con parlano mica una lingua romana. Ma. Detto in corso, dodici, doppio, due, dodici, dieci, si sente la parola dieci, dieci bolii, dis. Dunque, dodici, face due più dieci. Uno, due, tre, dai tu padre! Uno, due, tre! No, ma tu c'è, ma tu cade! Per i biuciughi, è più facile d'entrenare la lingua che tutti i zidelli più grandi parlano corso. E sono mischiati nella scuola bislingua e quello è anche più importante per vedere che diversi parenti parlano corso. Giungiamo anche a una situazione che può far ridere, ma comunque interessante che abbiamo zidelli che i parenti non parlano mica corso. I zidelli imparano il gorso a scuola e dopo provano a far passare il gorso ai parenti. Quando vado in Ajaccio, in Bastia, tutti i giorni non mi sento mai fare il gorso. Ma da un altro lato, quando vedo i zidelli come quelli di Gui, allora tanto ha due speranze che i zidelli hanno portato la lingua, ma non so mica se la basterà. Aiuta da una in cantina. La lingua francese fa una pressione assai importante e a televisione, nei commerci, dappertutto si sente il francese. Dunque per mantenere cioè avere un ambito culturale assai sostenuto in giro alla lingua corsa. Thank you.
cousine scorre sul maio. Sarà più d'un asino. Une langue ne disparaît pas seulement parce qu'une autre langue la domine, mais aussi et peut-être surtout parce que les citoyens acceptent ou choisissent de l'abandonner, de ne pas la transmettre à leurs enfants. Mais, et c'est un grand mais, peut-on parler d'un vrai choix après 250 ans de domination culturelle et surtout économique? Il y a ce qu'on appelle les droits de l'homme, qui transcendent une situation précise dans le temps, le droit d'un être humain à son histoire, sa culture et sa langue. Sempre mia d'anio, bene giorni e castighi, da monte estremo in un mare, avevo gli stessi antichi. Dimmo che il primo dei riti è che non possiamo parlare. Infatti oggi sui riti qui non mi concesso, perché chi ha deagio a imparare la lingua, a farla imparare a scuola, se non c'è mica mezzo possibilità di investire o terreno pubblico, di poter parlare due baurete, addirizzabile a un funzionario, a un poliziero, a una segretaria, a un muraore, a chi sia in corso, naturalmente oggi è non mica possibile, perché chi c'è tutta una parte della società corsa che non è mica capace primamente. E poi un'amica, in certe occasioni, un'amica disposta a accettare, diceva, il fatto che la lingua sia naturalmente adoperata a tutti e in di loro. C'è da pensare a cambiare mentalità, c'è da pensare a fare sforzi, ognuno ha la sua piazza, ma diciamo che ce l'ha cominciato e c'è un'urgenza, diciamo, perché chi da 30 anni l'affari hanno cambiato, sono mutati, ma forse un travaglio davanti alla lingua non è mica stato completo. Ciò che la lingua sia un diritto, a un momento dato, ciò che lui sia riconosciuto diritto per noi, di fermare ciò che noi siamo e di continuare a essere ciò che noi siamo. Si de nota boge nostra, le mo viege o di dirigere due scrivani, due bue, tra min due insegnanti. Buongiorno. Buongiorno. Adio invitati, ma si de qui in casa vostra, posto che si de di noi, tra min due membri del consiglio d'amministrazione e della DESEC. Dunque, il soggetto che ci interessa oggi è di a lingua corsa, e penso più particolarmente l'insegnamento di a lingua corsa. Il linguismo appronta a conoscenza d'altre lingue, posto che c'è una specie di, come c'è radio, di ginnastica intellettuale che si installa da tiugo, e a più si installa da tiugo è meglio, è ben inteso. La voce nostra è di radio di la Società di SEC, è stata creata nell'anno del 80, giusto appunto per promuovere la lingua e la sua salvezza. E la particolarità di voce nostra è di che i suoi programmi sono presentati in lingua corsa. E abbiamo una maggiorità di programmazione musicale che di programmazione di canzoni corse. Di essenziale un ruolo di associ come quello della DESEC che batte a propria lingua dopo i 30 anni. Di anche una delle condizioni di uso campasse, la vita associativa, ben inteso, in mancanza di vita istituzionale. La DESEC est une association pour le développement des études linguistiques, archéologiques et naturalistes. Elle a créé un musée et une radio et elle organise tous les ans une journée de la langue corse. C'est l'association type du renouveau linguistique et culturel. Elle a aussi un site internet très développé avec notamment la banque de données INFCOR.
Avant qu'il score et parte d'un projet, d'un concept, il y a questo qui, di un dizionario di lingua corsa, ma un dizionario scritto in corso, questa definizione in corso, un dizionario monolingue. Dunque, tutti i dizionari che sono stati fatti fino a mentare oggi sono dizionari di lingua corsa, ma con tutte le spiegazioni francese. Dopo ha messo a disposizione di un pubblico. D'una parte di suo dizionario andando a sito internet della socio, dunque oggi potete cliccare in Infcor e dunque potete mandare parole sia in francese sia in corso e bisogna diciamo, una rubrica con diciamo, una poca di informazioni minime con ciò che ha una piccola parte di ciò che lo contiene il dizionario stesso. Ecco, dunque di un matrimonio, se volete, tra la prima cultura di la socio, che è una cultura letteraria e linguistica e culturale, e la seconda epica, dove è nata la radio, dove sono nati i mezzi informatici, in particolare il sito internet, dove si può spargere questa informazione all'insieme del pubblico. Poi 200 anni passati che non siamo francesi, la lingua non è mica morta, dunque è un segno di vita. Perché se non è mica morta in due secoli, non morirà mica. E la mia opinione è questa, perché è sempre viva. Io sento parlare corso in giro a me quando sono sorto, mi pare che è una lingua viva sempre. I giovani non parlano mica forse tutti i corsi, ma tutto il popolo di Gerugli parla corso, fino in Bastia, e questa è la mia osservazione. La lingua e il popolo vanno un insieme che non si può mica studiare. Se non si perde la lingua, si perde. Si perde il popolo. Mica chi va da presso i tribunali francesi, non siamo né un popolo, né una etnia, né nulla, ma quantunque mi pare che il fatto di questo corso è riconosciuto appena dappertutto. Il corso è importante per una lingua rumena, ma può aiutare a imparare il portoghese, l'italiano, il rumeno e insomma in America Latina non siamo mica spaesati, siamo in casa nostra dappertutto in le lingue latine. Un sito bislingue che è stato creato di buoni 8 anni a domanda di parenti e di noi perché c'era una squadra in Tabiazza che era bislingue, che parlava il corso. La filosofia di un sito bislingue è di imparare in le due lingue. L'imparare di la lingua francese, di la lingua corsa, e l'imparare in delle discipline, si va per esempio in matematiche, in scienze, scoperta in un mondo, la musica, l'arte plastica, in delle due lingue. Di avola di gay, di uguale.